classe. In questo video parliamo di un'era di cui non abbiamo parlato prima perché è particolare. Si inserisce all'interno del Precambriano, è un periodo storico abbastanza breve rispetto agli Eoni ed è il Criogeniano. Come si capisce dal nome, Crio, freddo, è una glaciazione. Non è la prima glaciazione, però è una glaciazione, a differenza di quelle precedenti, molto importante. Qual è la differenza? Che mentre nelle epoche precedenti non viveva praticamente nulla sulla Terra, quindi non c'erano cambiamenti, il Criogeniano modifica del tutto la storia sulla Terra. Il Criogeniano durerà dai 850 ai 635 milioni di anni fa, ma il periodo importante è comunque quello che va dai 720 ai 650 milioni di anni fa. Perché è importante? La temperatura scende su tutta la Terra, Perché, intanto, perché la temperatura scende? La temperatura scende perché si genera uno strano fenomeno. Allora, per tutto questo periodo ci sono le normali esplosioni di vulcani, ci sono sempre state sulla Terra e vabbè. A un certo punto succede questo fatto che le esplosioni continue di vulcani portano in superficie il basalto, perché sono lava basaltica. La lava basaltica, appunto a base di basalto, assorbe tantissima CO2, perché il basalto è una roccia molto porosa. Togliendo la CO2 dall'atmosfera, ecco che si abbassa la temperatura, perché l'effetto serra cala. In questo caso però cala molto in fretta, troppo in fretta. Quindi si ricopre tutta la Terra di ghiaccio. Questa, se non ci fosse stato un colpo di fortuna, sarebbe stata la fine della vita sulla Terra. Quindi questo Criogeniano è importante per indicare che noi supponiamo, immaginiamo spesso che la Terra sia una sorta di Eden, di paradiso, dove la vita può generarsi ovunque, ma è così ora e dopo un periodo terrificante di possibili estinzioni, e tutt'oggi siamo esposti. Adesso più che altro anche a causa nostra, di esseri umani, però diciamo che in ogni caso la vita sulla Terra è una sorta di miracolo, non è una cosa da dare per scontata. Ora, torniamo al Criogeniano. Il Criogeniano forma una sorta di calotta ghiacciata che copre effettivamente tutto il pianeta. La vita sopravvive solo nelle profondità vicino alle esplosioni vulcaniche sottomarine, perché lì c'è abbastanza caldo, effettivamente anche troppo, però in quei dintorni ci sono delle sacche di calore sufficienti a mantenere la vita. In questo periodo le creature conosciute come architarchi, che erano ovunque e quindi stavano innescando un nuovo percorso di evoluzione, quasi scompaiono. Sono importanti perché questi non sono batteri, ma sono creature eucariote, quindi simili ai nostri moderni protisti. Qual è la differenza? È che queste creature hanno probabilmente un nucleo, queste creature hanno al loro interno presumibilmente dei mitocondri e forse anche dei cloroplasti, non loro ma in altri casi, e questo vuol dire che c'era già quel meccanismo di base che avrebbe generato la vita successivamente. Questo è molto importante perché se non ci fosse stata questa fase, come sappiamo oggi, la vita sarebbe sempre quella dei batteri. Quindi non abbiamo solo batteri, abbiamo creature unicellulari ma molto più complesse, che anzi cominciano ad aggregarsi per cercare di formare delle creature pluricellulari. Non ci riusciranno proprio perché interviene il Criogeniano. La temperatura rimane terrificantemente bassa, tutto il pianeta Terra è coperto di ghiaccio, tutto compreso l'equatore, non c'è un punto dove dice ah vabbè lì si sta bene. Certo l'equatore è più caldo rispetto ad altri strati, però anche nell'equatore ci sono almeno circa 2-3 metri di ghiaccio, figuratevi a nord e a sud. Che succede poi? Che comunque sia, questa CO2 non è che era scomparsa, era intrappolata dalla roccia basaltica, ma i vulcani hanno continuato la loro azione vulcanica. E vai oggi, vai domani, cominciano anche a la lava comincia anche a formare granito. Il granito non è più così poroso, comincia a liberare la CO2 nell'aria, si genera un nuovo effetto. Tutto questo è dato sempre da un solo meccanismo. Perché i vulcani si sono attivati, poi spenti, poi riattivati? Per un meccanismo che c'è sulla Terra e che, a quanto ci risulta, non è presente in altri pianeti, ma ne sappiamo ancora poco, o meglio, è presente in un certo modo, che è la tettonica delle placche, ovvero le placche terrestri si muovono, muovendosi attivano, si scontrano, si separano e generano una serie di effetti geologici importantissimi, fra cui terremoti e soprattutto vulcani. In periodo del Criogeniano, l'enorme continente Rodinia comincia a frammentarsi e questo genera tutti gli effetti.
Come sappiamo dall'altro video, la fine del criogeniano attiverà una nuova fase di esplosione di vita che porterà poi a quella nota come fauna di Diacara. Ne abbiamo già parlato. Ok, e questa era solo una parentesi per indicare il criogeniano, che comunque è molto importante per spiegare come la vita è fragile e come le glaciazioni non sono un fenomeno recente, ci sono sempre state, anche se con ritmi differenti. Mentre un tempo c'era una glaciazione ogni miliardo di anni, ai tempi moderni, che la Terra ha cambiato i suoi ritmi, le glaciazioni sono molto molto più comuni e si possono presentare anche a poche centinaia di migliaia di anni, che a noi sembra un tempo incredibilmente lungo, ma rispetto ai tempi geologici sono veramente brevi. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e quindi, come sempre, vi invito a mettere un mi piace. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Grazie ancora, classe, e alla prossima!